Buonasera a tutti, buonasera a questa bellissima platea, questa sera in questa piazza, che è venuta qui con noi a conoscere, per chi ancora non lo conoscesse, il candidato a sindaco del comune di Torrenova, l'ingegnere Fabio Scionti. Io mi presento, per chi non mi conosce, sono Angela Crea, sono una faccia nuova della politica, una candidata, qui rappresento una delle sei liste che sostengono Fabio in questa candidatura. La mia lista è Impresa Calabria, ognuno di noi poi dirà la sua lista e come giovani siamo qui in una semplice e piccola rappresentanza. Noi abbiamo deciso di sostenere Fabio, vedrete dei volti nuovi, soprattutto dei volti giovani, che hanno deciso e che abbiamo deciso di metterci la faccia per e con Fabio. La nostra è una scelta oculata, una scelta mirata. Fabio, per noi, poi lo vedremo, lo dirà anche lui, rappresenta il candidato giusto per Torrenova al momento giusto. Lui è un professionista serio, è una persona matura, una persona competente, una persona che conosce il territorio. Vedete, in questo periodo abbiamo sentito spesso parlare, si candidano solo persone incompetenti, nessuno è incompetente. Soprattutto la persona di Fabio, un ingegnere che conosce il territorio, conosce quali sono i problemi del territorio. Comunque di questo ne parleremo dopo. Io qua vi dico adesso, faremo una carrellata nell'esposizione delle nostre idee, di quelle che sono le idee che intendiamo realizzare in questo lungo percorso di 5 anni, di quelli che ci vedranno al comune, al nostro comune, dal 15 novembre in poi, con la vostra fiducia. Permettetemi di aprire una piccola parentesi. Vedrete delle facce un po' emozionate, sentirete un po' di voci tremolanti. Questo è inevitabile, siamo persone umane. Non è dovuta all'inesperienza o all'inadeguatezza dell'incarico che andremo a rivestire, ma fa parte dell'essere di fronte a una platea nuova, una platea così importante, perché Torrenova è un paese importante, non un paese di mafiosi. Questa classe dirigente che trovate qui di fronte a voi, noi speriamo domani di esserci. Ci crediamo, ci contiamo, contiamo con il vostro voto. Io adesso, a me tocca l'arduo compito di presentare il nostro candidato a sindaco. Prima però devo fare un po' di premesse, un po' parlare di me. Io vengo dal mondo della scuola. Entro nella scuola, sono docente di scuola secondaria di secondo grado e anche della scuola dell'infanzia. Decido di entrare nel mondo della scuola, non è una scelta casuale, non era l'ultima spiaggia. Purtroppo si sente spesso parlare dei docenti e della scuola come il luogo dove arriva chi non ha altro dove andare. Io non sono una di questi, per fortuna ho avuto la possibilità di scegliere. Prima della scuola ho frequentato il mondo nell'ambiente lavorativo dell'associazionismo, delle cooperative a livello europeo, dei consorzi, dell'industria nell'area portuale di Gioia Tauro, come libera professionista. Però ho scelto la scuola perché per me, per come sono fatta io, per il mio carattere, per il modo di essere, era l'unico ambiente che più di tutti mi poteva rappresentare, dove io potevo mettere a frutto le mie conoscenze, le mie competenze a disposizione degli altri, soprattutto plasmando persone. Vedete, perché certi valori, certi principi, o ce l'hai o non si costruiscono, però si parte da piccoli. È nella famiglia ed è nella scuola che si formano gli uomini di domani. Io ho fatto questa scelta soprattutto per due motivi. Uno, perché io nasco nella politica, vengo da una famiglia che ha tradizioni politiche, nasco nella politica, cresco nella politica. Come diceva Daniele, io non mangio per la politica, però sono maturata nella politica. Anch'io, come alcuni di loro, sono andata fuori, ho fatto i miei concorsi, li ho vinti, ho fatto le mie scelte, poi sono ritornata a Torrenova, sono ritornata nella mia casa. Vi posso assicurare che è bellissimo vivere fuori,
È fantastico stare a casa propria, perché è un qualcosa che non si può descrivere. E allora ho scelto di entrare in politica perché la politica è dentro di me, io sento la politica, non la devo costruire, per me non è uno strumento che mi viene dato e basta, ad uso e consumo. Io mi sento di vivere la politica dentro di me, è qualcosa di innato, non ve lo so spiegare. Ho indirizzato anche i miei studi nel campo politico e giuridico amministrativo, proprio perché era la mia passione. Poi ho fatto le mie scelte, per cui io non condivido una cosa, e scusate se lo dico a chiare lettere, quando si dice che la politica è sporca, non è la politica sporca, perché la politica è fatta dagli uomini. La politica è uno strumento che serve per amministrare, per servire gli altri. E allora è chi fa politica ad essere sporco. Noi ci presentiamo con le nostre facce, ci mettiamo la nostra faccia. Bisogna crescere. Vedete, io sono di quest'idea e in questo mi ritrovo con i valori e i principi con i quali è cresciuto Fabio. Sono dell'idea che bisogna crescere con dei principi e dei valori sani per essere delle persone sane, crescere con dei valori per essere delle persone giuste, credere e praticare la vera democrazia per essere degli uomini liberi, perché se noi non pratichiamo la vera democrazia non saremo mai liberi, saremo sempre sottomessi a qualcuno, quel qualcuno che ci dirà cosa fare della nostra vita e cosa fare il 15 di novembre. Noi non vi diciamo andate a votarci con l'imposizione, noi vi vogliamo convincere rappresentandovi, manifestandovi, dicendovi chi siamo, cosa vorremmo fare. Nessuno di noi ha pretese assurde. Siamo con i piedi per terra, lo dimostra, però i social ci portano molto più avanti. Fare politica per me è fare delle scelte responsabili. Gli slogan che ha usato Fabio vanno benissimo. Fare scelte responsabili, ascoltare tutti, dare fiducia a tutti, ascoltare i bisogni di tutti, perché il comune non è la comune, è comune a tutti. Noi siamo, così come la Chiesa non è la struttura, ma è il popolo che va in Chiesa. Il comune è rappresentato dalla classe dirigente che voi avete eletto. Poi non lamentiamoci, questa è un'occasione che noi vi stiamo dando. Permettetemi, ecco, l'arroganza di dire che noi vi stiamo dando perché ci stiamo mettendo la faccia, ci stiamo presentando qui questa sera davanti a voi. È un'occasione. Dopo il 15 novembre non dobbiamo sentire le lamentele, ah, un'altra volta, perché l'occasione per noi la stiamo dando, no, in maniera molto semplice, molto chiara, molto diretta. Un'altra cosa, un'altra motivazione, un altro elemento, un altro dato di fatto che mi ha portato ad essere qui stasera e a sostenere la candidatura di Fabio Scionti è l'amicizia che mi lega a Fabio. Noi ci conosciamo da oltre 20 anni, ci lega un rapporto di stima reciproca, ma di amicizia profonda e sincera, soprattutto con la moglie, con Paola, che io conosco anche prima di Fabio. Sono delle persone splendide, delle persone cresciute con gli stessi valori, gli stessi principi con i quali sono cresciuta io, e noi abbiamo improntato le nostre famiglie, la crescita dei nostri figli sugli stessi valori. Questo non ci può tradire, e questa è una cosa fondamentale, una cosa importante. Vedete, io vi dicevo del mio passato. Il mio passato è il passato di Fabio, il mio presente è il presente di Fabio. Perché? Perché io ho fatto volontariato, faccio volontariato in maniera diversa da quello dell'associazionismo, ho fatto associazionismo. Bene, anche Fabio. Fabio fino a ieri, perché dico ieri? Perché lui nel momento in cui ha fatto questa scelta ti è costata un po' cara. Ha dovuto abbandonare altri incarichi che aveva, quello di presidente della Consulta che raggruppa tutte le associazioni del comune di Taurianova, la presidenza dell'associazione cattolica, lui è stato presidente dell'associazione cattolica a livello parrocchiale, vicepresidente a livello diocesano, nonché segretario, tutti incarichi di prestigio, incarichi però che nelle tasche di Fabio non hanno mai portato niente, ma ci ha guadagnato, non economicamente, ci ha guadagnato in stima, rispetto, in crescita personale, ed è venuto fuori l'uomo che oggi è Fabio Scionti. Io sono dell'idea che darsi agli altri
e prima di tutto una ricchezza personale. Cioè, tu, come dicevo, la politica è un qualcosa che senti, fare per gli altri è un qualcosa che senti, la politica è uno strumento per servire gli altri. E Fabio l'ho fatto nel volontariato, io l'ho fatto nel volontariato. Dicevo che anche il nostro presente ci accomuna. Lui, quando è stato educatore, animatore, ha fatto crescere le coscienze di alcune generazioni di acerrini, perché poi in fondo magari li ritroviamo anche qui questa sera e ci stanno ascoltando. Io ogni giorno entrando in classe. E questa è un'altra delle cose che ci accomuna. Vedete, è una cosa che è molto bella, molto interessante, perché, come vi dicevo, i bambini di oggi sono gli uomini di domani. E se noi oggi siamo qui è perché abbiamo comunque, al di là di quello che se ne dice, abbiamo avuto una buona preparazione. Fabio ha deciso di smettere di fare volontariato in un modo, ma credetemi, l'incarico che andrà ad assumere lo porterà a fare un volontariato molto più grande di quello che poi economicamente potrà entrare in casa a Fabio. Forse non solo la faccia, ci rimette anche la tasca, Fabio. Io sono convinta, perché da libero professionista, come sei, sicuramente avresti avuto, diciamo, più opportunità. Però lui ci crede, è un progetto al quale ci crede, che lo ha sposato, al quale ha detto sì. Noi abbiamo detto sì, un sì convinto, un sì spontaneo, non costretto. E questa è la cosa più bella. Io ho detto quasi tutto. Però un'ultima cosa ve la dico, che non era in programma, non era nella mia testa, ma l'ho sentita questa mattina nel Vangelo. Gesù dice ai suoi discepoli: chi vuole essere grande si renda servitore. E continua: chi vuole essere il primo sia schiavo di tutti. Noi non vogliamo primeggiare, non siamo prime donne, non ci sono primi uomini, c'è un primo cittadino, ma non è il nostro caso. Noi ci vogliamo rendere vostri servitori, fatelo dandoci fiducia. Noi ci abbiamo messo la faccia, Parianova cambia anche con me, e in questo me sei tu, sei tu, sei tu, siamo tutti, il me è per tutti. Adesso vi do la parola al candidato a sindaco Fabio Scianti.